Buonissimo. Buonissimo. Fate finire il video che me lo finisco tutto, logicamente, eh. Oggi, guardate qui, guardate cosa abbiamo oggi. E non so se si riescono ad inquadrare gli ingredienti, ma oggi faremo il salmone marinato. La marinatura perfetta del salmone per avere un salmone eccellente in sole 24 ore di macerazione. Logicamente l'ho già preparato prima e guardate un po' il risultato. Guardate il risultato. Pazzesco, ragazzi! Prima di iniziare il video, logicamente chiedo a tutti di mettere un bel like, iscriversi al canale e se avete qualche idea di marinatura o come macerare un prodotto, logicamente parliamo di pesce o crostacei, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e qual è il vostro metodo di preparazione. Iniziamo subito. Di cosa abbiamo bisogno? Logicamente di un trancio di salmone. Potete anche lasciarlo con la pelle, non c'è nessun problema, anzi io preferisco farlo. Cosa dobbiamo fare con il trancio del salmone? Bensì metterlo in un recipiente non molto più grande della fetta del salmone, perché dobbiamo andarlo a coprire con gli ingredienti per farlo marinare. Quali sono gli ingredienti per poter fare il salmone marinato? Abbiamo bisogno di aceto di vino bianco, del vino bianco, olio, pepe. Io utilizzo del lime, più che altro la scorza del lime, dell'aglio e del prezzemolo. Iniziamo subito con la preparazione. Aceto, 2/3 di bicchiere. Prima di mettere l'aceto, gli facciamo una bella spolverata di pepe, così si attacca per bene sulla carne. Gli mettiamo 2 spicchi di aglio, io li lascio interi, così non dà troppo di aglio, non hai quella cosa che ti stufa, almeno per quanto mi riguarda. Poi c'è a chi piace e lo può anche tagliare a fettine, così dopo casomai se lo mangia. Del prezzemolo. Lo mettiamo qui al lato perché dà molto sapore il prezzemolo. E a me piace davvero tanto. Un altro ingrediente che si sposa veramente bene con il salmone è il timo. L'ho provato e se non avete ancora visto il video, vi consiglio di andarlo a vedere dove faccio dei crostini con salmone e timo. È eccezionale. Quindi procediamo con dell'olio. Io utilizzo un olio aromatizzato all'arancia, credetemi, pazzesco, buonissimo. Quando trovate questi oli aromatizzati, prendeteli perché in molti casi sono veramente buoni. Mettiamo dell'olio quanto basta. Abbiamo detto la scorza del lime. E versiamo il nostro bicchiere di aceto. Ecco qui. Cosa è successo? Non si è riempito tutto, perché? Perché gli andremo ad aggiungere quell'altro po' che manca con il vino bianco. Versiamolo. Ok. Perfetto, ragazzi. È quasi all'orlo e il salmone si è quasi completamente coperto. Versiamo giusto un altro pochino di vino bianco. Spero non mi cada perché, guardate un attimo, è completamente
pieno questo recipiente. Lo mettiamo per 24 ore nel frigorifero. Ecco qui, trascorse le 24 ore, il risultato che andremo ad ottenere sarà questo fantastico colore di salmone. Il tutto dipende da quanto viene tagliato sottile. Più viene tagliato sottile, meno sarà il tempo di cottura del salmone. Io in questo caso, ripeto, l'ho utilizzato sano, circa 250-300 grammi, e la durata per questo tipo di marinatura è di circa 24 ore. Ora lo assaggiamo e traiamo le conclusioni. Come prima cosa dobbiamo vedere se il salmone si è cotto all'interno perfettamente. Ecco qui, perfetto. Ora lo assaggiamo. Ecco, vedete con quanta facilità si è staccato il pezzo. Questo significa che è perfettamente cotto. Buonissimo. Buonissimo. Fate finire il video che me lo finisco tutto, logicamente. Questa è la marinatura perfetta del salmone. Se vi è piaciuto il video, ricordo a tutti di mettere un bel like, iscriversi al canale laddove non è ancora stato fatto e commentate pure come ci siete riusciti, se l'avete fatto, se è stato molto utile per voi questo video. Ciao!